Amici e amiche di RBR Radio TV, buongiorno a tutte e a tutti dal Salone del Libro di Torino, 35esima edizione, nuova partecipazione di RBR al Salone con il racconto, l'incontro con autori e autrici che passano a trovarci al nostro stand, al nostro studio che si trova allo stand Claudiana Editore. Siamo al padiglione 2, stand L come libro, L31, passate a trovarci e passate a trovarci, ed è qui con noi, seduto nel nostro studio, nel nostro salotto, Walter Lazzarin. Walter, buongiorno. Ciao Claudio, ciao a tutti. Ben ritrovato Walter. Walter, noi ci eravamo incontrati tempo fa e ci ritroviamo per fare un po' il punto del tuo cammino, del tuo modo di scrivere, della tua esperienza di scrittore per strada e scrittore di tautogrammi. Cosa sono i tautogrammi, per chi non conoscesse questo? Allora, parto con la definizione di tautogramma in tautogramma, che è complessa, ma poi la spiego. Componimento costruito con componenti che cominciano categoricamente con caratteri coincidenti. Detto in parole molto semplici, tutte le parole iniziano con la stessa lettera. Perfetto, e da qui partiamo con uno dei tuoi lavori, uno dei tuoi libri, pubblicato in questo caso da Casa Sirio, 21 vicende vagamente vergognose. Mostriamo la copertina di questo libro che raccoglie appunto questi tautogrammi che sono proposti in ordine alfabetico. Dall'A alla Z sono tutte storie piccanti su personaggi famosi come Aristotele, Bukowski, Cleopatra, passando per Marilyn Monroe fino a Zorro. Ok. Com'è nata questa passione per il tautogramma? Te lo ricordi il primo tautogramma che hai scritto? Quando è stato? Allora, sì, me lo ricordo dopo una grandissima botta in testa da piccolino. Ho incominciato a parlare a mia mamma e usavo tutto in M. Parlavo di merendine, mangiare, eccetera. Mamma, mandami molte merendine, motta, tutto così. Poi... E tua mamma ti guardava, chiedeva perché. No, scherzo, ho conosciuto una ragazza che gestiva un blog letterario in cui poi mi ha ficcato dentro, e da lì in poi abbiamo partecipato tutti quanti a una gara, lettera per lettera, e io vincevo praticamente tutte le lettere. Mi sono detto, sai che forse funzioni sta roba? E poi niente, ho pubblicato il primo libro di tautogrammi nel 2012, da lì ho continuato. Ok, è continuato e hai anche variato il tuo modo di raccontare, di narrare, e passando da Rovigo a Roma, se ricordo bene, sei diventato scrittore per strada, un altro dei progetti che si affianca al tuo lavoro, alla tua scrittura dei tautogrammi, Walter. Sì, nell'ottobre 2015 appunto con un trenino ho raggiunto Roma, e da lì in poi ho fatto tutta la traversata d'Italia e appunto mi sono posizionato lungo le strade o le piazze principali delle città italiane con una macchina da scrivere. Prima stendevo il mio bel telo, il telo da mare, capovolgevo il mio trolley che diventava la mia scrivania. In realtà parlo al passato, ma lo faccio tuttora, solo nel weekend. Okay. E ai passanti regalavo dei tautogrammi oltre a spacciare copie dei miei libri. Ho capito. Quindi era un modo per incontrare il tuo pubblico, un pubblico sempre nuovo. Come si fa ad attirare un passante, una persona passante, che da cui il nome passante? Non è facile, no? Un po' come i musicisti di strada o giù di lì. Sì, esatto. Quello che mi piaceva della mia idea era di non essere in qualche modo seccante e pressante verso chi passa. Cioè io sto lì con la mia macchina da scrivere, alzo ogni tanto lo sguardo, saluto chi mi guarda e stop. Deve essere il passante incuriosito ad avvicinarsi e a chiedermi cosa faccio. Se no io... Sei là. Sì. Ah, okay, non voglio ostacolare la vita degli altri. Dal palco della strada, non so quali ponti di Roma, sono tantissimi i ponti di Roma, le strade di Roma, insomma, avevi delle strade in particolare o in cui andavi o vai? Allora, la mia piazza di riferimento ultimamente è Largo Argentina, dove quasi ogni weekend nei pomeriggi dalle 16 alle 20 vado a spacciare copie dei miei libri e a regalare autogrammi. Amici e amiche di Roma o magari in procinto di andare a Roma, se passate da Largo Argentina nel weekend, soprattutto nel fine settimana, sabato e domenica, troverete Walter Lazzarin. Walter, dal teatro della strada al teatro. So che hai portato questo progetto, il tuo progetto, il tuo modo di raccontare anche sul palco. Di cosa si tratta? Allora, lo spettacolo si chiama Storiacce sparse sul sentiero storico ed è un viaggio cronologico, alfabetico. Parto dalla Genesi e arrivo fino ai giorni nostri, in particolare con Peppa Pig. E ho una storia di cornice che in qualche modo acchiappa tutte le varie storie in tautogramma. Prima di ogni tautogramma, quindi, premetto alcune cose sui personaggi o sul perché voglio raccontare quella determinata storia, magari su Aristotele o su Socrate,
magari su Iago, il cattivo di Otello, e poi vado col tautogramma. Quindi sono più o meno una ventina di tautogrammi e delle storie appunto che cercano di unire tutto in modo che sia un percorso unitario e coerente. Hai parlato di Aristotele, parli spesso di filosofia, torna spesso insomma nel tuo scritto, come c'è ad esempio in questo tuo lavoro, nelle 21 vicende vagamente vergognose. Perché l'apporto della filosofia, come unire i tautogrammi alla filosofia? Beh, sono laureato in filosofia, spero presto di insegnare nei licei storia e filosofia, visto che ho passato il concorso docenti, e quindi volevo metterci tante storie di filosofia, ovviamente trattandole in maniera molto divertente e molto basica, senza andare nel profondo. Pop, insomma, esatto, può esatto. Essere che una poi definizione. La cultura di Casa Sirio, un pop impegnato, certo. Mettiamolo così, però pop. Un'ultima riflessione riguarda i tautogrammi e la letteratura per infanzia, quindi i ragazzi e le ragazze. Tu insegnato a scuola, insegni a scuola e fai anche laboratori nelle scuole, come rapportarsi con i ragazzi con il quale la lingua, le rime, le filastrocche sono un modo per imparare, per giocare con il mondo del racconto e della lettura? Allora, in particolare ultimamente vado spesso nelle primarie e i bambini sono super ricettivi e si pigliano benissimo quando sentono tautogrammi. Ho scritto anche un libro di tautogrammi per bambini. Per bambini. E i bambini vanno fuori di testa. Come si intitola? Vai. Animali all'avventura. Quindi eccolo. Lì sono 3A e non 4V. Ok. E pensano che sia una sorta di magia e subito dopo, quando io li invito a provare loro, dando loro dei trucchetti, spiegando un po' quali sono i ragionamenti che ci stanno dietro, si divertono un sacco. Bello. Quindi mi piace pensare che poi si portino a casa questo, la passione per le parole, l'amore per le parole, per le storie, e che in qualche modo rimanga lì nel corso degli anni. Certo, quindi un punto di partenza, non di arrivo, per sviluppare, per giocare con la magia della lettura e delle parole. Walter, per avere tutte le informazioni, per seguirti passo passo, dove possiamo avere insomma dei riferimenti? Allora, Walter Lazzarin, sia su Facebook che su Instagram che su YouTube. Anche su YouTube, quindi sono i tuoi video. Parlo molto di libri in maniera un po' che più modo? Ampia. Ah, ok. Faccio video anche molto lunghi. Video sui libri in generale o? Su libri, una cosa che mi piace molto è parlare dei libri di esordio di scrittori e scrittrici famose. Ah. Poi ogni tanto metto anche i miei tautogrammi interpretati da me con capi di abbigliamento un po' particolari. Ad esempio? Tipo c'è un Dante Dio tutto in D in cui l'uno e l'altro indossano degli accappatoi, Dante c'è un accappatoio rosso e Dante c'è un accappatoio blu. Ok, ho capito. Walter Lazzarin con noi. Walter, è stato un piacere ritrovarti. Anche per buon me, lavoro e stai bene, alla prossima. Ciao. Ciao.